telespettatori e care telespettatrici di Ernica TV, il clima natalizio avrà ispirato questa nuova iniziativa di protesta nei confronti dell'azienda sanitaria locale di Frosinone per le politiche che sta assumendo riguardanti l'ospedale San Benedetto di Alatri. Un presepe vivente di protesta, quello organizzato dal Coordinamento Giovanile di Forza Italia, sabato pomeriggio davanti all'ospedale San Benedetto di Alatri. Un messaggio rivolto senza mezzi termini ai responsabili della ASL e agli amministratori regionali in merito ai paventati tagli che incombono sul nostro nosocomio e soprattutto riguardo alla possibile chiusura del reparto di ostetricia. Sotto una capanna improvvisata c'erano Giuseppe, impersonato dal dottor Giulio Rossi, e Maria, circondati da altri figuranti e da due asinelli. Vicino a loro un grande manifesto recitava queste parole: Alatri, Betlemme, in 2000 anni non è cambiato nulla. All'invito di Forza Italia hanno risposto anche semplici cittadini che hanno partecipato volentieri alla manifestazione di protesta. Alcune donne si sono presentate con degli striscioni addosso in cui si leggeva «Voglio nascere ad Alatri». Insomma, una parodia che, al di là dell'aspetto ironico, ha sottolineato le forti preoccupazioni degli alatrensi per il loro ospedale. Se continuiamo di questo passo, ha detto il dottor Roberto Sarra, che ha partecipato all'iniziativa, la situazione si farà veramente drammatica. Recentemente alcune donne che dovevano partorire sono state trasferite a Frosinone, ma il reparto lì non ce l'ha fatta. Alcune sono finite addirittura in Abruzzo. Noi vogliamo rivolgerci soprattutto agli amministratori regionali. Tra poco dovremo portare forse le nostre donne a Roma. Forse sì, visto che lì di mangiatoi, ha ironizzato il dottor Roberto Sarra, pare che ce ne siano parecchie. Erano presenti, oltre a Giulio Rossi, ex assessore del Comune di Alatri, i consiglieri Maria Teresa Graziani, Giovanni Melone e Antonello Iannarilli. Una iniziativa goliardica, non c'è dubbio, ma che manifesta ancora una volta come la criticità del San Benedetto sia sempre attuale. E sempre a proposito di questa paventata chiusura del reparto di ostetricia del San Benedetto di Alatri, c'è il comitato omonimo, il comitato San Benedetto, non molla e torna a criticare sui tagli sanitari, soprattutto davanti ai vantaggi per Roma. Nel 2013, 82 milioni di euro dall'ASL di Frosinone sono stati azzerati in regione per compensare i debiti del San Camillo, di Tor Vergata, del Sant'Andrea e di altri ospedali romani. Lungimiranti, organizzatori capitolini, stanno pubblicizzando i surrogati di reparti ospedali come la casa della maternità o la casa della salute. Le case sanitarie, dette anche della salute e della maternità, potrebbero essere un di più, ma non potrebbero assolutamente ridurre le liste d'attesa o il fabbisogno sanitario. Stiamo assistendo all'ennesimo imbroglio dei poteri romani. Si vorrebbe chiudere ostetricia ad Alatri con 576 parti annui, con la scusa che sia insicuro, e si vorrebbe sostituirlo con il reparto di ostetricia con la casa della maternità, con 50 parti annui senza ginecologo e soltanto ostetriche. Un minimo di buonsenso capirebbe che solo la presenza di un ginecologo mattina e pomeriggio potrebbe mantenere il contatto con la popolazione anche attraverso l'attività ambulatoriale. Ma il buonsenso, conclude il Comitato San Benedetto, non è di casa a Frosinone. E un'altra notizia che è balzata agli onori della cronaca nazionale, quella dell'arresto, arresto almeno ai domiciliari, del presunto omicida di Federica, la figlia di Luigi Mangiapelo, un nostro concittadino, diciamo, una persona originaria, con la cui famiglia è originaria della città di Alatri, che ha subito questa grave perdita della figliuola proprio per un omicidio, a quanto pare, commesso dall'ex fidanzato, da Marco Di Muro. Luigi Mangiapelo, appunto, ha perso la figlia maggiore, Federica, in questo episodio oscuro. Chiaramente, è stata trovata la ragazza in prossimità del lago di Bracciano, se non sbaglio, e quindi che cosa hanno fatto gli investigatori? Sono arrivati alla conclusione che probabilmente, anzi, secondo loro sicuramente, l'omicida non può essere altri che l'ex fidanzato Marco Di Muro. Anche questo ostacolo altissimo è stato superato. Il giudice
ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. Per precauzione non può uscire di casa. Credo, sono parole di Marco Di Muro, intervistato da Bruno Gatta, credo che, o meglio, sono parole di Luigi Mangiapelo, che non nomina mai Marco Di Muro, ed è stato intervistato il papà di Federica da Bruno Gatta, corrispondente del Nuovo Giorno Bruno Gatta, credo che gli siano stati sequestrati anche i documenti. Non sono assolutamente deluso, dichiara Luigi Mangiapelo, di questa forma restrittiva, solo che avrei preferito che l'avessero sbattuto subito in galera. Ma l'avvocato della famiglia Mangiapelo è stato chiaro: per il momento va bene così. A questo punto dobbiamo solamente attendere il processo e solo allora questa storia finirà. La famiglia Mangiapelo, è sacrosanto ricordarla, non ha mai perso la fiducia per la magistratura, anche quando subito dopo la prima ipotesi della morte di Federica, l'ipotesi più accreditata era quella del decesso per problemi cardiaci. Grazie proprio ad alcune perizie mediche, invece, si è giunti ad un'altra verità. La presenza di alghe nei polmoni della sedicenne sono state rinvenute anche in alcuni capi di abbigliamento di Muro. Federica non sarebbe morta per una malformazione cardiaca, bensì annegata, ma non da sola, visto che sapeva nuotare, e anche perché dove venne ritrovata l'acqua è profonda poco più di 30 centimetri. La ragazza sarebbe stata annegata. Dopo un litigio con il fidanzato, questo lo stabiliranno i giudici quando finalmente verrà istruito il processo verso l'ex fidanzato. A 2 anni circa da quel triste episodio di cronaca, forse ci sarà la svolta definitiva. Adesso si dovrà quadrare quel cerchio che si è riaperto per la ferma volontà dei genitori di Federica, Luigi e Rosella, che in questi ultimi 2 anni non hanno mai perduto la loro dignità. La famiglia non solo chiede giustizia, sia la comunità di Anguillara Sabazia che quelle di Alatri, dove risiedono i nonni di Federica ed altri parenti. E c'è stata, ecco, a proposito di episodi alquanto incresciosi, c'è stata una bagarre ai servizi sociali del comune di Alatri, con la sede dei servizi sociali. Sono dovuti intervenire i carabinieri della locale stazione per indagare sulle tensioni che ancora una volta si sono verificate all'interno del palazzo che ospita i servizi sociali. Era già accaduto in passato che alcuni utenti chiedessero soldi, ma anche questa volta la situazione ha rischiato di sfuggire di mano agli operatori. Tensione e scontri verbali, una bagarre inaudita, urla e strilli per i piani del palazzo. Ecco perché sono dovuti intervenire i militari che agli ordini del maresciallo di Somma hanno riportato calma e giudizio. Chiaro che il momento è difficile, ma proprio perché sono tante le situazioni di criticità, è giusto che si attui una rotazione nell'erogazione dei pochi fondi. Purtroppo non si può soddisfare una richiesta economica ogni qualvolta se ne ha bisogno. Certo, l'esasperazione è tanta ed elevata in alcune fasce, ancora una volta ai servizi sociali, una giornata quindi d'inferno. All'assessore Di Fabio, una volta venuto a conoscenza del fatto, è arrivata la solidarietà e la vicinanza del delegato alla sicurezza Maggi, del consigliere Massimiliano Rossi e del dirigente del Partito Democratico Maurizio Nardini. E vediamo, ecco, abbiamo avuto questa contestazione, in questo caso è stata contestata l'azienda sanitaria locale di Frosinone e i politici della Regione Lazio. In quest'altra invece articolo pubblicato sul quotidiano Il Nuovo Giorno c'è un nostro concittadino esponente di destra, il nostro amico Dario Ceci, che rilascia una intervista su quella che è la situazione politica nella nostra città, la città di Alatri. Critico con la destra e la sinistra, Dario Ceci da anni è una delle anime più attente alle evoluzioni politiche in città e sta lavorando alla costituzione del nuovo soggetto del patto civico che guarda le elezioni amministrative in programma tra circa 16 mesi. Ad intervistarlo è il corrispondente del Nuovo Giorno, Pietro Antonucci, e queste sono le domande che Antonucci ha rivolto a Dario Ceci. Perché la nascita di un nuovo soggetto politico ad Alatri? Ecco la risposta di Ceci. Non è un progetto circostanziato alla sola Alatri. Con diversi amici da mesi ormai stiamo elaborando un progetto politico di ampio respiro, il patto civico, con l'intento di impegnarci nelle nostre comunità, stringendo un accordo tra elettori e responsabili della cosa pubblica. Lo incalza Pietro Antonucci con la domanda: quali sono le vostre priorità? Il nostro agire, risponde Ceci, sarà atteso alla fondazione della città dell'uomo, tanto cara a Lazzati,
dove ciascun cittadino possa sentirsi davvero al centro dell'attenzione della politica, soprattutto quando occorrono risposte adeguate a determinati bisogni sociali troppo spesso dimenticati. E ancora, Antonucci, andrete avanti da soli con una vostra proposta o avete intenzione di allearvi ad altre formazioni politiche? Sarebbe sciocco chiudersi al riccio, ha dichiarato Dario Ceci, considerandosi autosufficienti. Il patto va sottoscritto con associazioni e movimenti che perseguono gli stessi punti programmatici. Vogliamo dare vita a un progetto di lunga gittata, non pensando all'oggi o al domani, ma oserei dire proiettati nell'arco di un ventennio, lavorando ora su quello che vorremmo siano le nostre comunità, quando ad amministrarle saranno i nostri figli e i nostri nipoti. E domanda ancora Antonucci. Ha militato fino a poco fa nel Popolo della Libertà, lasciandosi in maniera poco piacevole. Quali errori imputa al centrodestra? Risponde Dario Ceci. Oggi la politica, mi pare evidente, è scomparsa dallo scenario del Paese a tutti i livelli. Non è in grado di trovare le soluzioni giuste ai tanti drammi sociali. Moltissime sono le anomalie di questa politica non più rappresentativa delle istanze dei cittadini. Auspico una larga convergenza tra i tanti mondi vitali del Paese. La domanda conclusiva di Pietro Antonucci a Dario Ceci è questa. Nelle sue disamine non è tenero neppure con il centro-sinistra. Dove ha sbagliato nell'amministrazione della città? La risposta è secca da parte di Dario Ceci ed è manca di una visione del futuro. Non sa cosa sarà l'Atri tra 20 anni. E quindi ecco la morale della favola, diciamo, che quello che vorrebbe rappresentare Dario Ceci in questa intervista rilasciata al quotidiano Nuovo Giorno è che questi politici non rappresentano più le istanze dei cittadini. Intanto, ecco, abbiamo già constatato che domenica scorsa era prevista una domenica ecologica, magari non molti lo ricordavano, però e nessuno comunque ha avuto delle conseguenze, magari dalla dimenticanza, perché è stato lo stesso sindaco, l'ingegner Giuseppe Morini, a revocare, quindi ad annullare la domenica ecologica del 14 dicembre. La decisione è stata presa dal primo cittadino a seguito dei risultati dell'ARPA Lazio, nei quali è stata riscontrata una diminuzione della presenza di inquinanti atmosferici nella nostra atmosfera, nella parte, diciamo, che riguarda la città di Alatri. Domani, sia nel mattino che nel pomeriggio, si circola liberamente. Ecco, questo era chiaramente il corrispondente Nuovo Giorno che dava notizia nell'edizione di sabato scorso, quindi annunciando che la domenica, il 14 dicembre, non ci sarebbe stata la sospensione del traffico cittadino perché la domenica ecologica è stata revocata dal sindaco. E un fenomeno che preoccupa moltissimo e preoccupa non poco è quello dei furti che stanno avvenendo sempre più frequentemente sul nostro territorio, sul territorio della nostra città, Alatri. E i ladri si sono scatenati addirittura a Pignano, è stata ripulita la casa del parroco, ma non è stata l'unica abitazione presa di mira. Due abitazioni sono state infatti prese di mira nel fine settimana nel cuore di Pignano. Una di queste è abitata dai familiari di un giovane parroco. Sono entrati i ladri nelle due abitazioni dopo aver forzato porte e finestre ai piani bassi. Una volta all'interno si sono mossi come fantasmi, portandosi via oro e monili per un valore da quantificare. In una casa stavano dormendo quattro bambini. Per fortuna nessuno si è accorto di nulla durante il raid ladresco, altrimenti si poteva avere una situazione simile a quella accaduta nella zona della Fiora di pochi giorni fa. Ecco, in quell'occasione la donna presa di mira dai ladri si era svegliata e era stata colpita al volto. Dopo aver colpito nella prima abitazione, torniamo alla notizia che riguarda Pignano, dopo aver colpito nella prima abitazione si sono diretti nella seconda casa dove risiedono i familiari di un giovane sacerdote alatrense. La tecnica è sempre la stessa, forzata una porta, sono entrati e hanno iniziato a rovistare, mentre i proprietari dormivano. Quando questi si sono svegliati hanno intuito che erano entrati i ladri e sono stati così chiamati i carabinieri. Potrebbe trattarsi di una delle stesse bande che stanno imperversando nell'area verolana, ci dicono alcuni abitanti della zona, dove ultimamente si sono avuti tantissimi di questi episodi. Quello che conta però è che non sia successo nulla alle famiglie e soprattutto ai bambini che si trovavano in casa.
Infine c'è da dire che di notte è buio con i punti luce sempre spenti e questo naturalmente è assurdo, questo appare assurdo non soltanto agli abitanti residenti della contrada di Pignano ma anche nelle altre zone dell'Atri dove avviene questo fenomeno, dove per esigenze si dice di risparmio vengono spenti buona parte dei lampioni dell'illuminazione pubblica. Una bella notizia, dopo 3 anni torna il presepe alla Madonna delle Grazie. Finalmente, dopo 3 anni, si ritorna ad ammirare il presepe della Madonna delle Grazie. Presenti sabato scorso, 13 dicembre, oltre agli organizzatori, Don Bruno che ha benedetto le persone presenti ed il consigliere delegato alla cultura Carlo Fantini che ha tagliato il nastro insieme al consigliere di maggioranza Maurizio Maggi. Sono stati fatti dei sacrifici per allestire l'opera, ha spiegato Gianni Rossi. Speriamo che la presenza della gente venga ripagata. Nello splendido scenario naturale del complesso della chiesa, quindi tutti i pomeriggi si può visitare il presepe. Spiego magari a chi non conosce la zona, si tratta di quella piccola ma molto bella chiesa che si trova a poche centinaia di metri dall'ex stazione ferroviaria di Alatri. Ecco, prendendo una strada in discesa che una volta era la strada principale che conduceva alla Fiura, a pochi metri sulla sinistra si incontra questa chiesa dove è possibile di nuovo, dopo 3 anni di sospensione di questa attività, visitare uno stupendo presepe. Dal 24 dicembre invece sarà possibile ammirarlo anche tutti i giorni, quindi ecco fino al 23 soltanto alcune ore del pomeriggio, mentre a partire dal 24 è possibile ammirarlo anche tutti i giorni. A proposito dei presepi ad Alatri, si possono già ammirare quelli esposti al chiostro di San Francesco, quello in vicolo dell'obbligo curato dall'Associazione di Paesemei, e non dimenticate, diciamo, quella, una mostra che non è un vero e proprio presepe, ma sono tante opere, 20, praticamente realizzate dal maestro Maurizio Cianfrocco, ecco, maestro d'arte chiaramente, lui di professione chiaramente non insegna ma fa il commercialista, ed ha questa bellissima capacità, diciamo, di realizzare questi plastici che riproducono monumenti e palazzi, diciamo, della nostra città, e li riproduce in una maniera veramente fantastica. Per fortuna, avendo purtroppo dovuto chiudere nello scorso mese di febbraio la sua mostra permanente in Corso Cesare Battisti, ha avuto la possibilità, o meglio è stato invitato dal consigliere delegato alla cultura, dal dottor Carlo Fantini, a riproporre la sua mostra, la mostra dei suoi stupendi plastici, all'interno del Cine Auditorium che si trova in piazza Santa Maria Maggiore, al piano terra del Palazzo Conti Gentili, quindi invitiamo tutti. Sembra che soltanto nei primi giorni, la prima settimana di apertura della mostra, ci siano stati ben 1000 visitatori. E approfitto per annunciarvi che domenica, proprio domenica prossima, 21 dicembre, sarà possibile presenziare appunto l'inaugurazione del 21esimo plastico realizzato da Maurizio Cianfrocco. Ecco, non so quale palazzo, quale monumento abbia riprodotto, non lo so nemmeno io, nonostante l'amicizia che ci lega, però chiaramente voglio diffondere questa notizia. Mi auguro che molte siano le persone presenti alle ore 17.30 proprio all'interno del Cine Auditorium per vedere questa ventunesima opera del maestro, lo ripeto, Maurizio Cianfrocco, maestro d'arte, maestro perché questi suoi plastici sono dei veri capolavori. E ecco, non, chiaramente si può litigare anche per l'illuminazione pubblica, ma non l'illuminazione pubblica, quella necessaria, indispensabile, diciamo quella che illumina i nostri quartieri durante la notte. Ecco, si può anche litigare per quanto riguarda le luminarie, le cosiddette luminarie, ovvero quei fili a volte dorati, a volte argentati, ma negli ultimi anni almeno multicolori, che troviamo in occasione delle festività natalizie, a volte ad opera di privati, no? Sono noi stessi, diciamo, addobbiamo i nostri balconi, le nostre finestre, i nostri portoni di casa, chiaramente con tantissime luminarie, stelle, piccoli Babbo Natale e quant'altro, no? In questo caso
chiaramente la fantasia di ognuno di noi si scatena. Ebbene, il comune, le amministrazioni comunali in genere non possono mancare a questo appuntamento e operano delle scelte, realizzano anche loro, anche le amministrazioni comunali realizzano delle illuminazioni proprio nei luoghi che ritengono siano i principali luoghi, magari più frequentati la città di Alatri. Ebbene, si è scatenata una polemica perché un gruppo di commercianti, i cui esercizi commerciali chiaramente insistono lungo la via Circonvallazione, chiaramente si sono visti un po' penalizzati. Hanno chiesto, più che altro lo hanno fatto bonariamente sul social network Facebook, hanno chiesto per quale motivo, diciamo, via Circonvallazione non sia stata illuminata, diciamo, non abbia provveduto l'amministrazione comunale a illuminarla con queste luminari, diciamo, proprie della stagione, proprie del periodo natalizio. Ebbene, ne è nata una polemica, addirittura riferisce la stampa locale, al vetriolo. Infatti è bastato un post dell'assessore Fabio Di Fabio sul suo profilo per accendere il dibattito sulle luminarie. Non c'è dubbio che quest'anno, dopo le polemiche passate, le luminarie natalizie siano state scelte con gusto. Sono state installate in varie zone della città e questo è un bene perché è Natale per tutti, anche se, ed hanno ragione, la zona di via Circonvallazione è stata dimenticata, come altre, per la giusta critica degli esercenti. In fondo si tratta di una strada di accesso al centro storico e rispetto al tratto che poi confluisce a Vitta è più abitato e frequentato. La vera analisi da fare, sto leggendo un breve trafiletto pubblicato sul quotidiano Nuovo Giorno, analisi da fare però che quando la terza città della provincia discute animatamente su questi temi, si capisce che da culla della cultura è diventata culla della piccolezza. Ecco, questa è una considerazione, dobbiamo definirla anonima, perché il giornalista, il corrispondente del Nuovo Giorno non si è firmato e magari gradiremmo sapere chi è l'autore di queste note, soprattutto quando ci sono delle conclusioni finali. Ma resta la notizia, resta il fatto che alcuni commercianti, quelli che almeno insistono sulla via Circonvallazione, una delle vie, è vero, una delle vie più importanti di accesso al centro storico, non l'unica ma sicuramente una delle principali, chiaramente è rimasta non al buio perché c'è l'illuminazione pubblica classica, quella normale, ma praticamente non è illuminata, non è animata da queste luminarie natalizie. E a proposito di luminarie, approfitto per lanciare un invito a tutti i nostri concittadini ed anche amici e conoscenti o semplicemente curiosi dei centri vicini, magari che so, da Fumone, dove si gode un'ottima vista del campo delle Fraschette, potrebbero anche partecipare magari degli amici, dei conoscenti, comuni cittadini di Fumone, potrebbero anche partecipare, così come quelli, diciamo, di altri paesi, magari incuriositi dalla notizia che sto per darvi. Stiamo anche quest'anno realizzando, siamo arrivati infatti alla quinta edizione, ecco la quinta edizione della luminaria della chiesetta delle Fraschette. Con la chiesetta delle Fraschette oggi è un rutere che si trova all'interno dell'ex campo di internamento e poi campo di raccolta dei profughi fino al 1976, no? Questa struttura, questi 20 ettari di terreno con alcuni mobili che oggi sono ridotti, lo dico sempre, lo ribadisco sempre, a livello di rudere, così come la chiesa, però è chiaramente un luogo suggestivo. Ebbene, noi, dopo aver intrapreso nel 2010 una opera di pulizia, di ripulitura della chiesetta che si trova all'interno del campo, abbiamo avuto questa idea di illuminarla la sera della vigilia, chiaramente nel pomeriggio della vigilia, quindi quando a partire dalle ore 16 comincia a far buio nel campo delle Fraschette, noi chiaramente diamo luogo a questa iniziativa che è quella dell'illuminazione della chiesa, quindi questa luminaria. E questa luminaria, appunto la sua quinta edizione, l'abbiamo insieme agli amici, anzi li voglio citare, insieme a Giancarlo Rossi, insieme a Maurizio Maggi, insieme ad Amerigo Brocco e a Marcello Scappaticci. Io quindi, insieme a questi quattro amici e tanti altri che vorranno aggiungersi, ecco, noi siamo un po' gli animatori, quelli che di tanto in tanto si recano presso il campo a compiere delle opere di volontariato, diciamo a ripulire un po' quello che,
quella situazione che comunque lascia molto a desiderare all'interno di Fraschetti. È un'opera veramente sovrumana quella di bonificare l'intera area, però noi ci proviamo a farlo almeno con alcune degli edifici principali, con alcune delle zone principali diciamo che si trovano all'interno del campo. Ebbene, ecco, abbiamo dedicato questa luminaria a Monsignor Edoardo Facchini, a Madre Mercedes Agostini, a Don Giuseppe Capone, ecco, che sono dei personaggi che nel passato hanno avuto a che fare con il campo di internamento, il campo di raccolta dei profughi. Ecco, mi ha reso l'onore la mia amica e con nostra concittadina Mariella Minnucci di realizzare ecco, un piccolo articolo sul quotidiano Il Nuovo Giorno. E chiaramente parla Mariella Minnucci di un gesto di pietas verso uno dei luoghi più trascurati della nostra città. Ben venga quindi l'iniziativa del gruppo Gocce di Memoria. Chi vuole contribuire alla realizzazione della luminaria può contattare me direttamente, anzi vi approfitto, vi do, visto che è anche riportato sul giornale, vi do il mio numero di cellulare attraverso il quale potete contattarmi. Il mio numero è 338-70-82034, lo ripeto 338-70-82034 per contattare nello specifico me per che cosa? Per fare un'offerta, diciamo, per avere delle informazioni, come comportarsi, per quando, in che occasione. Quindi nel pomeriggio del 24 dicembre, intorno a partire dalle ore 15, ci troverete, me ed altri amici che spero, oltre a quelli classici, chiaramente tanti altri amici, sperano quindi un gruppo numeroso, ci troverete presso la chiesetta del campo, e ecco, indaffarati con l'intento di illuminare il più possibile la chiesetta. E la chiesetta è una parte del campo e anche qualche altro edificio. L'anno scorso abbiamo illuminato anche un altro edificio che si trova all'interno del campo. E chiaramente per far questo abbiamo bisogno di candele. Candele sono le classiche candele, ecco, quelle più efficienti dal punto di vista dell'illuminazione, sono quelle ciotole chiaramente da giardino, quelle candele che durano poche ore ma fanno una bella illuminazione, quindi rendono questo scorcio del campo visibile anche dai paesi, dalle alture vicine. Altrimenti, ecco, vi abbiamo dato, almeno a partire dall'anno scorso, anche un'altra alternativa. Potete portare con voi, quindi venire e portare con voi o consegnarci, magari contattandoci, potete portare anche dei lumini, ecco, dei lumini votivi, ecco, quei classici lumini che si trovano, magari vengono messi sulle tombe dei nostri cari al cimitero. E questo potete farlo, ecco, non soltanto portando l'oggetto, ma magari scrivendo e mettendo sull'involucro del lumino anche il nome di un vostro familiare, una persona cara, chiaramente scomparsa. Quindi potete dedicare questa offerta, questo lumino, e venirlo a depositare personalmente o darlo a noi affinché lo si faccia. Ecco, dedicarlo a una o più persone care. Ecco, l'anno scorso c'è chi ha portato molti lumini, ognuno dei quali intestati a un familiare, una persona cara che purtroppo è scomparsa. Ho tutto questo chiaramente, quindi ecco, la vera e propria, a partire dalle 15 potete venire, ma l'illuminazione vera e propria daremo, diciamo, seguito all'illuminazione a partire dalle 16:30, quindi all'imbrunire, quando comincia a far buio. Saremo lì, faremo l'ho chiamata cerimonia, ma in realtà un breve momento di raccoglimento. Chiaramente chi vorrà potrà anche dire qualche preghiera. Quindi dopo questo momento di riflessione, raccoglimento e preghiera raggiungeremo i nostri familiari, i nostri cari, perché stiamo parlando chiaramente della vigilia di Natale, 24 di dicembre, quindi lo ripeto, a partire dalle ore 15 venite a trovarci, raggiungeteci presso il campo di internamento delle Fraschette, all'interno lasceremo chiaramente l'ingresso aperto per permettervi di raggiungerci, all'interno della chiesetta, sperando chiaramente nel buon tempo, cioè nel tempo buono, chiaramente che non piova, ma vi informiamo che nel passato, anche durante una serata di pioggia, io e l'amico Giancarlo Rossi chiaramente sembravamo due matti. Ecco, qualcuno magari che ha saputo poi la storia, che ha visto quelle foto che siamo riusciti a scattare praticamente sotto non dico un diluvio, ma sotto un'acqua battente, chiaramente in due andammo, ci recammo il secondo anno, se non sbaglio, quindi nel dicembre del 2011, il 24 dicembre 2011, io e Giancarlo da soli
con tutta con la pioggia che ci cadeva addosso, chiaramente riuscimmo comunque a illuminare la chiesa, ce la facemmo animati da questo spirito, diciamo, che so, mistico in certo senso, perché veramente fu un'esperienza anche toccante per alcuni versi. Quindi è 24 dicembre, presso la chiesetta delle Fraschette, a partire dalle ore 15, raggiungeteci e portate con voi chiaramente delle lampade votive oppure delle ciotole, magari quelle da giardino, per permetterci di realizzare una bella illuminazione come già lo è stata negli scorsi anni, perché siamo quest'anno alla quinta edizione di questa luminaria. Quinta edizione della luminaria, non voglio dimenticarlo. Terza edizione invece per quanto riguarda la rappresentazione della Natività, ecco, l'appetito viene mangiando, le idee magari vengono, no? Quando uno si impegna a realizzare qualche cosa, vengono in mente altre idee. E appunto 3 anni fa ci venne in mente l'idea di coinvolgere un artista di Alatri, Giorgio Tolomei, in arte Gito, che si prestò, non ebbe bisogno chiaramente di solleciti per prestarsi a realizzare un'opera, una sua opera semplicissima, realizzata del polistirolo, ma bellissima, e con una natività, cioè appunto San Giuseppe, la Madonna, Gesù Bambino con il bue e l'asinello, chiaramente rappresentati con questa opera di Gitò in una maniera semplicissima, ma bellissima. Con 3 lastre di polistirolo ha realizzato veramente un piccolo presepe che noi esponiamo, esporremo quest'anno per il terzo anno consecutivo. Andiamo avanti con qualche altra notizia prima di concludere. Ebbene, adesso per quanto riguarda gli ex LPU, gli ex lavoratori di pubblica utilità, il Comune batte cassa alla Regione. Il Comune di Alatri contro la Regione per recuperare le somme da versare a 7 operatori ex LPU che vantano interessi maturati su dei crediti. La questione è sorta dopo che 7 lavoratori hanno accettato anni fa la buona uscita dal bacino LPU proposta dalla Pisana. I soldi da Roma però sono giunti con ritardo. A quel punto si è aperto un contenzioso sugli interessi, passando alle vie legali. Gli ex lavoratori hanno richiesto al Comune di Alatri, guidato dal sindaco Morini, la somma complessiva di 8.000 euro ciascuno. Ora il denaro verrà sborsato dall'amministrazione Alatrense, che intende però farseli restituire dalla Regione, da chi è stata chiaramente la causa del ritardato pagamento. La liquidazione tardiva delle somme è stata infatti colpa di Roma e Alatri non vuole rimediare ai danni altrui. Un'altra notizia abbiamo già dato nelle scorse edizioni. Ecco, sta avvenendo qualcosa, almeno sembra che stia avvenendo. La Regione Lazio vuole sul territorio di Alatria un'ex casa cantoniera e vuole liberarsene, chiaramente perché questa casa cantoniera da anni è abbandonata e prima magari che deperisca, prima che anche questo immobile diventi, che so, un rude a causa dell'incuria, la Regione Lazio vuole provvedere. In primo momento ha provato a venderlo, a dire la verità, e non ci è riuscito. In un secondo momento ha provato a cederla agli enti locali, ai comuni, perché non è l'unica casa cantoniera, quella di Alatri chiaramente che la Regione ha in gestione, e anche essendo andato vano anche questo tipo di cessione, quella all'ente comunale, adesso sta tentando di assegnarla a un'associazione. Ebbene, alcune associazioni presenti sul territorio, come la Proloquo di Alatri e la locale sezione dell'Archeo Club, sembrano aver risposto all'appello della Regione Lazio. Hanno effettuato un sopralluogo, visionato lo stabile, che è chiuso e abbandonato da anni e si trova lungo la strada regionale 155 per Fiuggi, proprio allo scopo di verificare l'idea di un suo riutilizzo a scopi sociali e culturali. Una volta valutate completamente le condizioni dell'edificio, le due associazioni stanno pensando all'elaborazione di un progetto da presentare alla Regione Lazio e all'ipotesi di affittare l'immobile a costi irrisori pur di recuperarlo e renderlo fruibile alla collettività. È chiaro che non sono le associazioni che lo affittano, ma la Regione Lazio che lo cederebbe a una di queste associazioni dietro presentazione di un progetto a un costo chiaramente irrisorio. Quindi c'è la convenienza da parte di un'associazione a prendere in gestione questa casa cantoniera, questo edificio, proprio per il basso costo d'affitto. Chiaramente ci sono delle spese però di manutenzione, sono delle spese e soprattutto deve presentare l'associazione per avere l'affidamento un progetto di utilità sociale.
Si è svolta domenica scorsa la partita del cuore tra amministratori del Comune di Alatri e dipendenti comunali. C'è stato il risultato finale di questa partita di calcio che si è svolta nello stadio di Chiappitto, è stato un pareggio per 2-2 nella partita del cuore tra amministratori e dipendenti comunali per raccogliere fondi a favore dei banchi alimentari. È stata, ecco, al pareggio a parte, invece una vittoria per la finalità benefica. A trionfare è stata proprio la solidarietà, il pubblico si è divertito e i giocatori in campo anche. Un pomeriggio davvero ricco di emozioni nel campo di Chiappitto, quello della scorsa domenica 14 dicembre. Mentre un episodio che definire antipatico e riduttivo, perché è un episodio di violenza, un episodio gravissimo, si è verificato per motivi banali nei pressi della chiesa di San Matteo. Pestato a sangue per futili motivi, per un 65enne di Alatri, 10 giorni di prognosi con dentiera rotta e mandibola fratturata. L'incredibile fatto si è verificato domenica sera all'altezza della chiesa di San Matteo in via Alcide De Gasperi. La colpa dell'uomo è quella di aver suonato il clacson dopo oltre un minuto di attesa e chiedendo a due persone intente a chiacchierare in auto di spostarsi e di liberare la strada. Dopo aver sollecitato i due ad ingranare la prima di partire, visto che non si poteva proseguire, è avvenuta l'aggressione. Uno dei due, a seguito della sollecitazione, è ripartito, l'altro invece ha pensato bene, forse offeso nel suo orgoglio, di scendere dall'auto e dirigersi verso l'anziano. Lo ha prelevato dall'auto e ha iniziato a picchiarlo, colpendolo violentemente al viso. Il 65enne è caduto a terra per i colpi, ma l'aggressore ha proseguito colpendolo ancora con calci e pugni. Si è poi allontanato. Sul posto, poco dopo, gli operatori della polizia locale, gli ordini maggiore padovani, che erano stati informati della presenza di un uomo a terra. Il ferito è stato trasportato all'ospedale dall'area 618 e per lui è stata riscontrata una frattura della mandibola e la dentiera rotta. Per lo shock il 65enne non ha dato elementi utili al riconoscimento dell'aggressore, per il quale continuano le ricerche anche dei carabinieri successivamente informati. E a proposito, ecco, per un 65enne malmenato, invece ci sono i sessantenni di Fumone in festa, che si sono ritrovati sempre nella giornata di domenica, i sessantenni di Fumone, presso un noto ristorante a Porciano, a ridosso delle rive del lago di Canterno. Numerosi sessantenni di Fumone hanno voluto così festeggiare la loro annualità di nascita. Un gustoso pranzo, allegria e una buona torta hanno fatto da piacevole compagnia per un evento che ha richiamato circa una trentina di cittadini di Fumone. Ottima iniziativa che ha soddisfatto tutti i classe 1954. E a proposito, abbiamo dato notizia di un che è ritornato il presepe nella chiesa della Madonna delle Grazie, e c'è un altro presepe, questa volta vivente, che rischiava quest'anno di non poter essere realizzato. Sto parlando del presepe di Carano, della località Carano. Cioè, perché non poteva essere realizzato? Perché la zona, per quanto sappiamo, è stata disastrata a causa della esondazione, possiamo dire così, della piena del fiume Cosa, che durante alcune giornate di pioggia chiaramente ha danneggiato gravemente il ponte. Ebbene, il comune ha stanziato dei fondi, ha provveduto a fare chiaramente le gare d'appalto necessarie per riparare il ponte e quindi anche permettere, oltre al traffico di nuovo chiaramente automobilistico, anche lo svolgimento regolare del presepe vivente di Carano. Hanno preso il via la scorsa settimana i lavori per rendere fruibile il ponte all'altezza della chiesa della Madonna della Croce a Carano, rimasto off limits alla circolazione delle auto per mesi dopo le inondazioni del fiume Cosa dei mesi scorsi. Un intervento che era stato richiesto da parte dei residenti e rappresentanti del comitato del posto, questo ultimo che organizza anche il locale presepe vivente. Ecco, il presepe vivente che si svolgerà il 4 e 6 gennaio, quindi regolarmente. Gli appelli sono stati raccolti dall'assessore ai lavori pubblici Roberto Gizzi, che dopo aver trovato dei fondi ha avviato le procedure. Certo, si tratta di un intervento tampone, ma che permetterà di poter transitare di nuovo sul ponticello. Per un rifacimento completo, infatti, occorrerebbero molti più fondi di quelli spesi per questo intervento. Qui ho visto alcune immagini di questo
di questo inizio dei lavori, chiaramente c'era una ruspa, se non sbaglio, che stava chiaramente modificando l'alveo del fiume proprio per rendere il ponte, quindi non è soltanto un lavoro di sistemazione del manto stradale sopra il ponte, ma anche al di sotto, ecco, la luce del ponte deve essere liberata proprio per evitare che magari una nuova pioggia lo riduca il ponte di nuovo nelle stesse condizioni in cui si trova adesso. Allora, per un 65enne malmenato abbiamo questa storia che ha creato molto scalpore nella città di Alatri, perché c'è una nostra concittadina, una maestra alatrense, coinvolta in questo brutto episodio. Ecco, si tratta dei bambini maltrattati in un asilo dell'Aquila. Bambini maltrattati all'asilo nido dell'Aquila, chiuse le indagini con una novità. Oltre alla maestra di Alatri, insieme a due sue colleghe, è stata indagata anche la direttrice. Ora la parola passa al processo. E tra le posizioni, quella più grave sembra proprio essere quella della maestra alatrense. È stata la squadra mobile dell'Aquila a notificare l'avviso della conclusione delle indagini preliminari alle tre educatrici dell'asilo nido Cip e Ciop del capoluogo abruzzese, indagate in concorso per i reati di maltrattamenti in danno di minori. Sono, chiaramente la stampa riporta soltanto le iniziali del nome e cognome delle persone interessate, sono MR, 23 anni di Alatri, e le sue due colleghe, GC, 23 anni di Barano, di Tornimparte, e C. B. 36enne, di Tornimparte. Ricordiamo che la vicenda è nata dopo numerose segnalazioni dei genitori, infatti i piccoli utenti, ritenuti troppo irrequieti, venivano puniti con metodi non convenzionali, tipo essere messi faccia al muro e farli mangiare per farli rimettere. Il tutto è venuto a galla grazie alle riprese di telecamere installate dalla polizia dopo la denuncia di due tirocinanti, telecamere per le quali era stata fatta richiesta di installazione anche alla direttrice, ma venne bocciata. Ecco, praticamente qualcuno voleva intervenire indipendentemente dalle forze dell'ordine, magari voleva in qualche modo rendersi conto che fossero vere magari delle voci, che so, le lamentele magari dei bambini stessi che si lamentavano con i genitori, magari facevano capire, almeno intuire, che qualcosa non andava all'interno dell'asilo. Ecco, la direttrice non ha concesso l'utilizzo di queste telecamere, quindi non si è adoperata praticamente per scoprire quello che avveniva, e probabilmente per questo motivo anche lei è indagata, diciamo, per questa problematica, diciamo, non risolta, essendo un suo compito specifico quello di vigilare che tutto andasse nei dovuti modi, chiaramente all'interno dell'asilo nido che gestiva. Ecco, malgrado le ripetute segnalazioni dei genitori, chiaramente circa le carenze igieniche e assistenziali, circa le azioni improprie e dannose agli assistenti, la direttrice infatti ometteva di attivarsi al fine di impedire il verificarsi delle condotte poste in essere dalle educatrici nei confronti dei bambini. Chiaro che le immagini testimoniali sono state decisive, ma importante anche l'aspetto collaborativo delle famiglie che hanno confermato quanto denunciato dalle educatrici tirocinanti. L'inchiesta quindi va avanti, ora le indagate sono in quattro e tra queste appunto questa maestra di Alatri, con un fatto che non ci fa onore, magari non conosciamo l'identità di questa maestra 23enne originaria di Alatri, non so se magari si recava sul posto, se è una pendolare, magari se si recava sul posto quotidianamente per andare a lavorare, magari se risiede nel capoluogo, diciamo, dell'Aquila. Vabbè, vedremo se poi risulterà. Vabbè, per il momento è chiaro che sono tutti imputati di questi fatti, e dovrà il giudice chiaramente accertare la loro responsabilità e eventualmente comminare una pena. Una notizia molto positiva è quella dell'incarico affidato, tra l'altro, al nostro amico e concittadino Giorgio Tolomei, in arte Gitò, ecco, l'incarico di restaurare i pannelli di benvenuto del compianto Flavio Fiorletta. Sono stati spesso al centro di aspre polemiche politiche, visto il loro stato di pannelli, ecco, non soltanto politiche, perché dire che ci sono state delle polemiche politiche. Io ho più volte, diciamo, fatto presente questo problema dello stato di abbandono, di degrado dei pannelli di Fiorletta. Non l'ho fatto certo per fini politici, l'ho fatto perché, avendo tra l'altro conosciuto il personaggio di Flavio Fiorletta, un personaggio illustre della nostra città, mi dispiaceva che
una delle opere realizzate da lui stesso, chiaramente siano state condannate chiaramente al degrado, quindi alla scomparsa, perché è chiaro che anni e anni di abbandono, anni e anni di incuria, hanno resi addirittura alcuni di questi pannelli indecifrabili, diciamo, non si vedono più nemmeno quelli che sono i tratti magistralmente disegnati da Flavio Fiorletta. Ora, per i pannelli, ecco dove è la notizia buona: ideati e installati decenni fa proprio da Fiorletta, è arrivata finalmente la buona notizia, con un atto chiaramente della giunta comunale di Alatri, si è dato parere positivo al restauro per 12 pannelli artistici. L'incarico è stato dato all'artista Giorgio Tolomei per complessivi 14.640 euro, ben spesi. Io dico, nonostante la crisi, nonostante tante altre problematiche, però in questo caso chiaramente questo non è una spesa inutile, è un investimento per la città di Alatri, perché sono dei pannelli di benvenuto, si trovano negli ingressi principali della nostra città e chiaramente torneranno, diciamo, anche loro un'attrattiva turistica. Altri lavori che stanno per iniziare sono quelli di pavimentazione di via Duomo, appaltata dalla primavera del 2011, forse svolta per via Duomo, strada del centro storico, che attende l'installazione di nuova pavimentazione del tratto iniziale. La notizia è giunta direttamente dall'ufficio tecnico del Comune di Alatri. Giovedì, a partire dalle ore 9, nella fase di programmazione dei lavori di pavimentazione in via Duomo, il personale di ACEA Ato 5 del Comune di Alatri effettuerà dei sopralluoghi nella stessa via Duomo e negli edifici limitrofi, al fine di verificare in dettaglio il posizionamento degli allacci della rete idrica e degli scarichi fognari. Ecco, tutto questo per evitare che una volta realizzata la pavimentazione ci sia magari l'esigenza di scavare di nuovo. L'intervento potrebbe comportare brevi interruzione del flusso idrico a partire dalle 9 fino alle 13 e dalle 15 alle 18 e la necessità di verificare il posizionamento dei contatori di acerato 5 anche all'interno degli immobili da parte del personale incaricato. Si invita la cittadinanza interessata a collaborare. Un sopralluogo necessario che, una volta effettuato, con i successivi interventi lungo il tratto di strada, dovrebbe garantire la definizione di un appalto che ha ormai quasi 4 anni dall'aggiudicazione che ancora non si realizza. Ebbene, vi ringrazio per averci ascoltato, abbiamo, soprattutto dopo la puntata di lunedì saltata per i miei impegni di lavoro, e probabilmente salterà anche quella di venerdì, ve l'annuncio. Ecco, in questo periodo mi dovete scusare, ma gli impegni sia di lavoro, familiari, anche quelli del mio hobby, la mia dedizione al canto, chiaramente mi impedirà in alcune occasioni di andare in onda regolarmente, però recupereremo magari. Cercheremo di fare del nostro meglio e concludo invitandovi, o meglio invitando soprattutto chi ha dei bambini piccoli, ecco, vedete questa, vi faccio vedere soltanto un accenno di questa locandina realizzata da Davide Strambi per questa tombolata per bambini che si terrà martedì 23 dicembre alle ore 16:30 presso l'oratorio di Santissimo Salvatore all'interno del rione Scurano. Ecco, mi sono accorto soltanto adesso, venendo qua negli studi di Ernica TV, della mancanza del logo del calendario delle Fontane dell'Arte. Però anche questa, realizzata dagli amici del Rione Scurano, è uno degli eventi realizzati nell'ambito dell'iniziativa del calendario 2015 di Alatri, Fontane, dedicato alle fontane monumentali e storiche della nostra città. Ecco, infatti vedete rappresentata, ecco, alla mia destra, chiaramente una stupenda fontana, purtroppo in gravissime condizioni di degrado, è quella del Rione Scurano, che ho scoperto grazie alla consulenza di Mario, del nostro amico e concittadino Mario Ritarossi, che aveva una gemella, c'era una fontana gemella, una fontana identica a quella che si trova attualmente nel Rione Scurano, presso nel mio quartiere, il Rione delle Piagge, dove si trovava la chiesa di Sant'Andrea, che venne demolita dopo il terremoto del 1915 a causa delle gravi lesioni che aveva riportato. E quindi, ecco, c'erano due fontane, ne è rimasta una. Ecco, quella che è rimasta, io mi rivolgo ai nostri amministratori, perché in questo caso i volontari possono far poco, qui c'è bisogno di un intervento che magari coinvolga anche la sovrintendenza, magari le belle arti, perché si tratta
di una fontana artistica, ebbene, ecco, facciamo qualcosa per riportare, diciamo, agli antichi splendori anche questa fontana, la fontana che si trova vicino alla chiesa di San Lorenzo, nel rione primo scurano di Alatri. Rione primo che organizzerà, lo ripeto e con questo concludo, martedì 23 dicembre alle 16.30 questa tombolata per bambini. Quindi abbiamo nell'ordine, ricordate bene, prendete nota, domenica la presentazione del 21esimo alle ore 17.30 nel Cineauditorium, la presentazione del 21esimo plastico realizzato dal maestro Maurizio Cianfrocca, maestro d'arte, lo ripeto sempre, lui di professione fa il commercialista. Poi avremo, diciamo, la tombolata per bambini il 23 dicembre organizzata in Rione Scurano il pomeriggio alle 16.30 e la vigilia del 24 dicembre alla luminaria nella chiesetta delle Fraschette. Di altri eventi cercheremo di darvi notizia nei prossimi giorni. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a presto. Grazie a tutti, arrivederci.